Buongiorno a tutti amici, oggi questa mattina vi saluto così, vi do il buongiorno sbuffando le mie arachidi, ecco qua, perché io le arachidi le faccio sempre così, sto sbuffando le arachidi per farmi il burro d'arachidi e devono essere rigorosamente tostate, queste le ho comprate già tostate, se no me le tosto io. E poi bisogna fare tutto, vedete? Guardate, questa bollicina è molto importante. Non si deve buttare, si deve macinare insieme. Certo, una batola va anche buttata, ma non fa niente, una buona batola la recupero. E la macino. Ok, e niente, volevo dare il buongiorno, carissimi. Così, e volevo fare due chiacchiere con voi. Sono le 5 del mattino. No, veramente adesso sono addirittura, se fatto tardi, sono le 6:20. Ok, e io sto sbuffando arachidi. Io ti ho detto qualche cosa, perché mi faccio burro d'arachidi. E poi volevo dire due paroline riguardo l'alimentazione. Allora, voi sapete che io non sono una professionista. Io sono in primo luogo una mamma e una nonna. Prima di tutto, no? Solo che mi interessa l'alimentazione sana. Io mi è sempre interessata, però man mano con gli anni che passano e man mano col tempo che passa, magari nella vecchiaia, come si suol dire, come tutti sanno, io ho 73 anni. E dunque ho anche il tempo, anche se sono abbastanza attiva, anche con due nipotini che devo accudire quando mio figlio lavora, però dico, l'alimentazione è sempre stato un ramo che mi è interessato da sempre. E adesso con internet veramente faccio molte ricerche sul web, mi ascolto podcast, tutto sull'alimentazione. Dunque sono un po' infarinata, diciamo così. Mi compro anche libri, io ho libri riguardo l'alimentazione. Insomma, un argomento che mi interessa. E niente, volevo solo precisare una cosa. Che tutti pensano, o la maggior parte delle persone pensano, che fare una... vivere, diciamo, praticare un'alimentazione sana è costoso, ma non è vero, non è vero questo, ve lo assicuro io, ve lo assicuro io che io qui dichiaro apertamente e senza nessuna né vergogna, non c'è niente da vergognarsi, che io non ho molti soldi per andare avanti, io percepisco la pensione, ho un sacco di cose a cui devo affrontare, dunque non ho molti soldi per fare la spesa alla grande, voglio dire. Io non... Scusate, un po' di aria secca c'è. Mi fa venire la tosse, l'aria secca. Va bene. Comunque, detto questo, volevo dirvi che... allora, io non ho molti soldi per fare la spesa. Dunque, mi devo arrangiare con quello che ho. E grazie a Dio mi arrangio abbastanza bene. Ok? Allora, prima regola. La prima regola è mangiare solo frutta, verdura di stagione. Allora, io premetto anche che io mangio l'avocado, io mangio anche frutti esotici, però i mirtilli, io li compro una volta al mese i mirtilli. Se mi va bene li compro due volte, però io con un pacco di mirtilli, io duro minimo 2 settimane. Una manciata non bisogna mangiare molto. Molto non bisogna mangiare. Perché scegliere la qualità e non la quantità, quello che volevo dire io. E poi io cerco sempre di comprare le cose, come già sapete, perché mi seguo in cucina. Ho finito le arachidi, buona. Non bastava a frullarle e niente, volevo solo dire che precisare questo particolare
che mangiare bene, scegliere un'alimentazione sana non ha niente a che vedere con i soldi. Bisogna solo saper scegliere, carissimi amici. Allora, prima regola, ho detto frutta e verdura di stagione. Questa è la regola principale. Poi bisogna non sprecare le cose, non si sprecano. Si ricicla tutto, come si suol dire. Certo, se una cosa va male, è chiaro, non è che me la mangio perché no, non la butto, no, non siamo a quei livelli. Allora, la cosa principale è conservarla bene, saperla conservare, no? Io la pasta la cucino per una settimana, o quasi, diciamo così. Se mangio solo con mezzo chilo di pasta, mangio una settimana. La conservo in frigo e se male mi va, la pure congelo, no? Anche perché la pasta cucinata e lasciata e mangiata il giorno dopo, come minimo, ha meno impatto glicemico che cucinata fresca, come anche le patate. Voi già sapete come sono fatta io, per chi mi segue in cucina sa quello che porto, quello che non porto, perché io vi porto solo le cose che mangio. Io non mangio carne e non mangio salumi, però non sono vegetariana. Mangio le uova, mangio i formaggi, tutte le cose che si mangiano, il pesce mangio, però carne e salumi no, quelli li ho eliminati. E non bevo bevande zuccherate, quelle proprio zero. Comunque non le ho mai bevute, non mi sono mai piaciute, neanche quando ero bambina. Ok amici, detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, io vado a frullare i miei arachidi. Ciao ciao a tutti, al prossimo video e buona domenica a tutti, che oggi è domenica.